Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Ho voluto preparare la mia colazione qui per fare la chiacchierata della domenica, la prima chiacchierata e quindi la prima settimana di dieta. Intanto bevo, voi mi guardate mentre faccio colazione. Ho pensato di fare colazione con voi perché penso che sia uno dei momenti più intimi, più tranquilli e rilassati della giornata, almeno per me è così. Come tisana ho scelto una tisana ai frutti di bosco, ho messo due bustine perché lo voglio abbastanza forte e quattro biscottini integrali che evidentemente devono avere della farina integrale molto tostata perché sembra veramente che ci siano delle noccioline all'interno, il che è buonissimo, cioè almeno per i miei gusti a me piace tantissimo. Allora, cosa dirvi di questa dieta? Questa prima settimana di dieta, come tutte le prime settimane, è stata allegra e grintosa da una parte e difficile dall'altra. Allegra perché? Perché comunque c'era tanta grinta, tanta forza di volontà che comunque mi hanno fatto superare tanti ostacoli. Gli ostacoli ci sono stati, anche se non sono stati ostacoli insormontabili, però comunque ci sono stati. E soprattutto sono stati ostacoli che prevedevo. Ecco perché comunque li ho affrontati con tranquillità. Allora, vorrei fare una premessa. Questi video che io sto facendo non devono essere un esempio pratico per tutti, ma devono essere un esempio di forza di volontà per tutti. Per chi l'ha già e per chi magari ha bisogno di quel quid in più per poter fare qualcosa nella vita. Non voglio assolutamente, e ci tengo a sottolinearlo, sostituirmi a un nutrizionista e un dietologo, perché io stessa la dieta che sto seguendo l'ho fatta dopo analisi e dopo visite da un nutrizionista professionista. Quindi la cosa che consiglio sempre è proprio quella di rivolgervi comunque ad un nutrizionista. Moltissime donne dello spettacolo, uomini dello spettacolo lo fanno anche se sono in forma smagliante, perché comunque è un bene capire che tipo di alimentazione bisogna fare, quindi non vuol dire soltanto dimagrire, ecco. Quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che magari sono magre e si cullano. No, non vuol dire nulla essere magri. Mio marito è magro e comunque mangia abbastanza bene, però a mio parere dovrebbe integrare con molte più vitamine e sali minerali, per esempio, e non con tanti carboidrati, come fa lui. Detto questo, com'è stata la mia settimana? La mia settimana è stata appunto con momenti alti e momenti bassi, come tutti. Ho cominciato che avevo una grinta fortissima, infatti i primi due giorni sono stati molto molto forti, sono proprio scesi tranquillamente, anche se comunque nei primi giorni la mattina come piccola differenza ho avvertito il primo senso di fame, cosa che non avvertivo da tanto tempo. La mattina ho capito che la colazione è il momento migliore della giornata, è il momento che io devo prendere con calma e non più con fretta. Prima invece facevo la colazione con fretta e probabilmente era questo che mi mal disponeva nei confronti di tutta la giornata.
Io faccio 5 passi al giorno. I tre più importanti che sono colazione, pranzo e cena e poi due spuntini a metà mattinata e a metà pomeriggio. I nutrizionisti dicono che bisognerebbe mangiare ogni 3 ore. Non è sbagliato, perché comunque per mantenere il metabolismo attivo e quindi bruciare più calorie, tenerlo in forma, diciamo, bisogna appunto fare 5 pasti al giorno, perché ogni 2 ore, cioè nelle 2 ore successive ad un pasto, lo stomaco e l'intestino lavorano per digerire quello che abbiamo mangiato. Dopodiché lo stomaco si trova nuovamente, diciamo tra virgolette, vuoto, e quindi per funzionare ha bisogno di reintrodurre del cibo. Però ovviamente non puoi reintrodurre del cibo calorico. Ecco, durante gli spuntini io mangio un frutto, cosa che non faccio assolutamente durante i pasti, perché so benissimo che la frutta è zucchero e i zuccheri sono carboidrati fondamentalmente. Quindi evito, cioè proprio no, anzi mi vieto completamente di mangiare la frutta subito dopo i pasti. Molti di voi mi hanno chiesto che tipo di alimentazione sto facendo. Io ho avuto un po' di paura a dirvi che tipo di alimentazione sto facendo, perché comunque l'alimentazione è stata studiata per me, per il mio caso. Non so se può andare bene per tutti, anzi sicuramente non va bene per tutti, però in linea generale io mi sono scritta delle cose che secondo me possono funzionare, potrebbero anzi funzionare in linea generale sempre per tutti. Cioè per tutte le persone, tra virgolette, normali. Normali parlo a livello di salute, che non hanno grossi problemi. Non hanno problemi di salute, ecco. Io ho proprio tutta una cartella clinica dove ho la mia dieta, dove ho il mio peso iniziale, il peso a cui devo arrivare, tutto quanto. Però io vi ho fatto una nota con tutte le cose che io mangio durante i giorni. Ovviamente prendete tutto con le pinze, che ve lo dico a fare. Allora, io mangio lunedì colazione o fette biscottate con... A me piace molto la colazione salata, quindi o fette biscottate integrali, tutto integrale. Mi raccomando, tutto integrale, non farine raffinate e non zuccheri raffinati. Tra l'altro nella tisana non ho messo proprio zucchero, perché comunque mi sembra già, i frutti di bosco mi sembrano già che abbiano già acidità e dolce, appunto giusto, quindi io non mi piace zuccherare. Poi io non amo particolarmente i dolci, come sapete, quindi per me va benissimo questa colazione. Mangio fette biscottate integrali con del prosciutto cotto senza polifosfati, oppure della risa di tacchino, dipende quello che c'è, o della bresaola, e un bicchiere di succo d'arancia spremuta al momento con la polpa inserita, perché quando io spremo l'arancia, ne ho già parlato in un altro video riguardante la colazione con la merenda perfetta, non prendete solamente il succo, altrimenti sono zuccheri alla fine, zuccheri e vitamine, però la fibra è importantissima, specialmente in frutta e verdura. Quindi io spremo l'arancia e mangio, metto anche nel bicchiere la polpa con un cucchiaino. Quindi questa spremuta di 2 arance, succose ovviamente, se non sono particolarmente succose ne metto 3, perché con 2 non molto succose faccio un mezzo bicchiere. Quindi a volte faccio anche tisana ai frutti di bosco e arance insieme, e mi piace moltissimo il gusto che ne viene fuori, quindi mi diverto un po' così. Mi piace variare perché mi sembra come se stia mangiando delle cose in più, cosa che non è. Però a me, cioè, diciamo che anche l'occhio vuole la sua parte, come sempre.
Quindi una colazione così salata con la spremuta d'arancia, oppure una colazione dolce con tisana ai frutti di bosco e biscottini integrali. Io sto utilizzando al momento quelli di Livella, però ho utilizzato anche degli altri biscotti che li ho presi al di più, se non sbaglio, e ora non ricordo il nome perché sono finiti, però ve ne ho parlato già in un altro video sugli acquisti light e mi sono trovata benissimo perché sono veramente buonissimi. Quindi tutti i biscotti integrali che voi preferite, l'importante è che siano di farina integrale. Guardate sempre l'etichetta, non devono essere farina zero più farina, cioè farina bianca più farina integrale, devono essere farina integrale. Questo a colazione. A metà mattinata mangio di solito o una banana o una mela, di solito con un po' di limone la mela, perché mi piace moltissimo il sapore aspro, oppure dell'altra frutta, sempre un frutto, una porzione, a metà mattinata. Quindi se io faccio colazione alle 9, solitamente mangio questo frutto alle 10:30-11 e faccio il pranzo poi all'1, 1:30. La merenda prevede anche un frutto, quindi la stessa cosa dello spuntino. Se ho mangiato la banana, mangio la mela. Se ho mangiato la mela, mangio la banana o un'arancia o quello che ho, una spremuta, quello che desidero. L'importante è che sia della frutta. Poi, tolte questi pasti intermedi, i veri pasti, il pranzo e la cena. Quindi colazione, pranzo e cena. Colazione ve l'ho già detta, il pranzo. Il lunedì mangio carne e verdure, o comunque proteine e verdure, ecco, parliamo anche per chi non mangia la carne. Proteine e verdure. Proteine possono essere la carne, oppure un formaggio fresco. Io non sto mangiando formaggi stagionati o comunque formaggi molli che non siano freschi, nemmeno la mozzarella. La mozzarella la sto mangiando solamente nella pizza, basta. Ma formaggi freschi sto preferendo la Philadelphia, oppure la ricotta, tantissimo mi sta piacendo, oppure la giuncata, cioè formaggio, sempre formaggi freschi. Non sto toccando i formaggi, almeno per il momento, che sono a dieta, no, non voglio. Quindi ho proteine e le verdure. Non faccio l'errore di mangiare due proteine diverse nello stesso momento. Quindi se mangio per esempio un'insalata di pomodori e cicorielle con della ricotta, non vado a mangiare poi il prosciutto cotto, perché questa cosa mi è stata detta dal dietologo, effettivamente ha ragione. Non mischiamo due proteine che non valgono, non servono a niente, due proteine diverse. Mangiamone una e stop. Quindi se a pranzo io ho scelto, faccio la premessa, se io ho scelto, ho detto al mio nutrizionista che a cena mi viene molta più fame che a pranzo, e quindi in base a questa cosa e in base al fatto che io vado a letto almeno a 1 di notte e mi sveglio alle 9 di mattina, ho fatto questo, diciamo, ho fatto insieme a me questa dieta appunto personalizzata, per quello che vi dicevo. Il pranzo carne e verdure, quindi proteine e verdure. La cena pasta e verdure, questo per lunedì. Quindi pasta integrale scelgo io, però comunque si può scegliere qualsiasi tipo di pasta, non mi è stato detto per forza integrale. Lo sto facendo io perché sto, cioè, amo il biologico, amo tutte le cose che sono rustiche e integrali. Quindi questo. Verdure cosa? Verdure a crudo, oppure verdure lesse, al vapore, grigliate, tutti quei condimenti che ovviamente che non facciano male, si preferiscono, con un cucchiaio d'olio. Questo. Quindi proteine, verdure a pranzo, pasta e verdure a cena, questo per il lunedì. Poi la pasta quanto ne mangio? Io ne mangio di solito 80-100 grammi. Perché? Perché comunque io mangio solo quello, non mangio anche il pane. Cioè, anche lì
se mangi un tipo di carboidrati, non mangiare l'altro tipo di carboidrati, quindi io mi devo saziare. E infatti il mio nutrizionista mi ha detto: se tu hai voglia di mangiare 80 grammi di pasta, mangiali, non devi mangiare per forza 60, perché quella è la tua porzione. E infatti io sto facendo così. Il martedì, pasta più verdure più proteine. Mi ero dimenticata di dirvi una cosa. Ovviamente sono intercambiabili secondo le vostre abitudini e soprattutto se voi le proteine, per proteine mangiate il seitan, va benissimo, oppure se voi per proteine vi fate un hamburger di lenticchie, va benissimo. Io parlo di proteine in generale, poi voi le cuocete e le preparate secondo i vostri gusti. Poi, quindi pranzo, pasta, verdure, carne. Cena, carne, verdure più patate. Quindi, quando sono presenti le patate, che sono comunque degli ortaggi che sono amidaci e ricchi di carboidrati, cioè me l'ha scritto proprio appositamente, altrimenti no. Mercoledì, pranzo, carne più verdure, cena, pasta più verdure più proteine, oppure minestrone con un pochino di pastina magari, più proteine. Poi giovedì, pranzo, pasta, verdure e proteine, cena, proteine e verdure. Venerdì, pranzo, proteine e verdure, cena, antipasto o primo o secondo a scelta, più verdure, più un pochino di pane. Quindi in questo caso il mio nutrizionista mi ha messo venerdì, sabato e domenica un pasto a scelta. Sempre ovviamente mantenendomi, sapendo che, cioè essendo consapevole che io sono a dieta, non è che mi sfondo, sempre una porzione di una cosa che noi vogliamo. Sempre appunto non dimenticando mai l'obiettivo. Quindi io ho scelto di mangiare la pizza o il venerdì o il sabato. E quando mangio la pizza, la mangio ovviamente a cena. Quando mangio la pizza, mangio tipo ieri ho mangiato, oggi è domenica, ieri ho mangiato una pizza di Camut, di farina di Camut, con bresaola, rucola e grana. Quindi in quel caso è una pizza super dietetica, che te lo dico a fare, e anche pomodorini. Non ho messo il pomodoro in salsa, ho voluto mettere i pomodorini freschi, tutto a crudo praticamente, grana, la rucola, bresaola e pomodorini, tutto a crudo, ed era buonissima. Cioè roba che io ogni volta invece mangiavo la pizza crudo e panna, oppure la diavola. Ho scoperto invece che mi piace anche la pizza crudaiola, comunque la pizza con le verdure, o col cotto, insomma con alimenti che non pesano sulla mia bilancia. Poi, quindi venerdì, carne e verdure, se dico carne sempre capite come proteine, carne e verdure, cena, antipasto, primo, seconda scelta, più verdure, più pane, questo venerdì. Sabato, pranzo, carne e verdure, cena, in questo caso ho scritto pizza, ma comunque vale la regola del antipasto primo, seconda scelta, più verdure più pane. Siccome appunto c'è un pasto più le verdure più il pane, la pizza può andare bene. Anche perché la pizza, rendiamoci conto che non ha tantissime calorie per essere così grande. Quindi se voi avete mangiato pochissimo a pranzo, ci sta che voi possiate mangiare una volta ogni tanto la pizza. Infatti io quando ho mangiato la pizza ieri, stamattina mi sono pesata, pesavo uguale a ieri, non sono ingrassata, perché comunque il mio metabolismo si sta abituando all'alimentazione varia e variegata. Questo è importante. Poi la domenica, pranzo, antipasto o primo o secondo a scelta, più verdure più pane, e a cena proteine più verdure. Quindi diciamo che
In fin dei conti, questa dieta è molto molto bilanciata. Le cose importanti che bisogna ricordare di questa dieta, diciamo, che è stata fatta per me, e sottolineo per me, per il mio corpo e per la mia salute, è appunto questo: dividere i carboidrati. Se li ho mangiati a pranzo, non li mangio a cena e viceversa. Poi bere tanta acqua, io almeno 2 litri d'acqua, più la tisana, più a volte la tisana la sera, e bevo tantissima acqua, più il bicchiere di acqua e limone. A parte questo, ho fatto attività fisica. In questa settimana non sono andata in palestra, però l'ho fatta a casa. Non sono andata in palestra perché ho avuto un problema a un muscolo, quindi non sono andata in palestra. Ho continuato a fare però camminate, passeggiate di veloci di 3 volte alla settimana, di 1 ora ogni volta. Obbligavo mio marito a venire con me, perché comunque a me piace nel frattempo chiacchierare così. Poi in questi giorni fortunatamente c'è stato un bel tempo col sole, quindi bellissimo. Poi qui noi abbiamo un parco stupendo, quindi mi piaceva ancora di più. E poi le restanti giornate ho fatto il workout. Ora non ricordo come si chiama il tipo che fa il workout, comunque ve lo metto sotto nel box informazioni se qualcuno volesse farlo. E diciamo che è un workout di mantenimento, ecco, non è che vi sforzate chissà quanto, sono 20 minuti, mezz'ora se non sbaglio. Io l'ho ripeto per 2 volte, quindi faccio 40 minuti, però voglio dire, non è una cosa che possono fare solo i professionisti, ecco, la può fare chiunque. Andiamo alle difficoltà e poi vi dico quanto ho perso, se ho perso dei chili. Le difficoltà sono state il fatto di sentire ogni tanto fame, e il fatto di vedere Michele che magari ha continuato a mangiare, perché io l'ho pregato di continuare a mangiare come sempre, perché comunque deve essere una cosa della mia forza di volontà e non deve lui venirmi incontro per far sì che io mi abitui a mangiare. No, io l'ho pregato di continuare a fare la sua alimentazione tranquillamente. Se voleva mangiarsi un gelato se lo mangiava, se si voleva mangiare una carbonata se la mangiava. Io dovevo essere io forte di mio, e infatti così è stato. Lui ha continuato a mangiare quello che voleva, anzi, cioè neanche un giorno mi ha anche chiesto di fare la torta di mele, l'apple pie. Infatti se mi seguite su Instagram l'avrete visto, infatti molti di voi mi hanno scritto dicendo: ah, ma Michele poteva venirti incontro, poteva aiutarti. No, gliel'ho chiesto io di essere così, perché voglio che sia una cosa mia e solo mia. Non, lui è magrissimo, che deve dimagrire, cioè starmi vicino non vuol dire mangiare le stesse cose che mangio io, starmi vicino vuol dire comunque darmi forza, darmi coraggio, farmi un complimento, magari ti vedo più tonica, ti vedo più magra. Quello vuol dire starmi vicino, non mangiare le stesse cose che mangio io. Anche perché, vi ho già detto, l'alimentazione è stata studiata su di me, non su di lui. Magari lui ha bisogno di altre cose, sicuramente. Quindi lui mi è stato vicino tantissimo, perché a differenza delle altre volte mi spronava, mi ha detto tante volte: brava, ce la stai facendo, che brava che sei. E queste cose comunque fanno piacere. E poi soprattutto voi, cioè io vi ringrazio tantissimo, mi avete mandato un sacco di quei commenti che io veramente vi ringrazio tantissimo, veramente di cuore. Cioè le vostre parole sono servite più di qualsiasi carica che potessi avere, cioè veramente mi avete dato una forza e un coraggio che non credevo di avere. Molti di voi mi hanno chiesto se potevo fare un gruppo su Facebook, un gruppo di coraggio per incoraggiarci tutti su Facebook, in cui magari chi vuole fare una dieta si può iscrivere. Non lo so, ci devo pensare, perché comunque ho tantissimi impegni lavorativi e non, quindi questa cosa, cioè se io comincio qualcosa voglio portarla a termine, quindi non lo so,
voi magari scrivetemi qui nei commenti se avete voglia anche voi che realizzi un gruppo per chi magari sta facendo una dieta o per chi vuole semplicemente trovare il coraggio per affrontare qualcosa. Fatemelo sapere, io ci sto ancora pensando, vi dico la verità, però mi fa piacere che voi me l'abbiate chiesto e che mi abbiate veramente infuso tantissima forza e coraggio, perché è quello che ci vuole alla fine. Se tutto parte da qui, è tutto più facile. Se invece parte solamente dallo specchio e da come ci vediamo, non fa tanto bene. Ve lo sto dicendo io che sto che la mia dieta è cominciata solamente da una settimana appena. Però in questa settimana io non ho notato la differenza rispetto alle altre volte che cominciavo una dieta. Mi sento molto più forte e più motivata e soprattutto alzo, scusate il termine, il culo dalla poltrona, come dice Annalisa Superstar, che saluto. Bisogna alzare il culo dalla poltrona o dal divano o dalla sedia. Non bisogna stare seduti, anche se si fa un lavoro sedentario come il mio. Bisogna avere la forza di alzarsi ogni 2 ore, farsi una passeggiatina, camminare 10 minuti, non costa niente a nessuno, 10 minuti ogni 2 ore, anche chi lavora in ufficio se ne va in bagno, cammina, fa finta di andare da qualche parte e si fa una passeggiata. A parte che mi sembra che le leggi italiane obblighino ogni 2 ore a fare una passeggiatina o qualcosa, staccare, non mi ricordo questa cosa. Però comunque è importante che noi facciamo del movimento. Del movimento non significa necessariamente andare in palestra. La passeggiata veloce è un lavoro lento e lungo, quindi è un lavoro di aerobica e resistenza che porta a lungo andare a dimagrire, a bruciare grassi. È importantissimo, ragazzi, non sottovalutiamo la passeggiata. Cioè, il mio nutrizionista mi ha detto: fai almeno mezz'ora di passeggiata tutti i giorni, deve essere una medicina. Una medicina. Le cose più importanti da seguire sono almeno un pasto di verdure almeno una porzione di verdure ogni pasto principale ovviamente, cioè pranzo e cena, almeno 2 litri d'acqua, 30 minuti di passeggiata almeno al giorno. E basta questo. E se mangi a pranzo i carboidrati, non li mangi a cena e viceversa. Non mangiate diversi alimenti dello stesso tipo, cioè carboidrati, pane e pasta insieme no, oppure proteine, carne e lenticchie no, oppure formaggio e carne no, formaggio e lenticchie no. Quindi, sapendo queste 4 o 5 regole base, voi vi potete fare la vostra alimentazione, ve la scrivete in modo che avete comunque una cosa da andare a guardare tutte le mattine. Io faccio così. Ora arriviamo al dunque. Quanto hai perso tra 2 anni? Allora, io mi sono stupita, sinceramente, perché non credevo. Di solito sento: ah sì, ho perso una settimana, non mi peso nemmeno perché chissà che non avrò perso niente. Io mi sono pesata stamattina e pesavo 1,5 kg in meno, quindi in una settimana, ragazzi, in una settimana. Io sono gasatissima, che ve lo dico a fare. Ovviamente mi rendo conto che non sarà sempre così, che magari ci potranno essere delle settimane che mi fa male il piede e non cammino, oppure che ne so, mi viene non lo so, qualsiasi cosa che magari assimilo meno, assimilo di più, sono indisposta, tantissime cose che possono non farmi perdere 1,5 kg. Però come prima settimana, cioè, andare sulla bilancia e vederti questo cavolo di 1,5 kg in meno, secondo me è una figata pazzesca, quindi io sono troppo troppo contenta di questa cosa. E veramente, cioè, per me vuol dire che gli sforzi che sto facendo stanno avendo dei risultati, quindi io sto ottenendo dei risultati e questa cosa mi motiva. È ovvio che ancora i risultati li sto vedendo sulla bilancia, cioè se non ci fosse la bilancia io da sola non mi vedo, che ovviamente 1,5 kg cosa vuole che mi faccia, ne devo perdere 15, è ovvio. Però
un chilo e mezzo e la bilancia canta, la carta canta, dice. Quindi un chilo e mezzo l'ho perso. Quindi il primo chilo e mezzo, ciao chilo e mezzo, buona giornata. E quindi sono contentissima. Spero di andare avanti sempre così, con grinta e con il vostro supporto. Spero che questo video vi abbia comunque in qualche modo motivato, se avete voglia di intraprendere qualcosa in cui ci vuole del coraggio. Spero tantissimo che tutte le persone che magari come me stanno affrontando un periodo di questo tipo, spero di dare un minimo di forza. Se ve la sto dando, per favore scrivetemelo, perché io ci tengo tantissimo, che siamo in tante. Ci sono persone che mi hanno scritto: Claudia, ma io prima non ci stavo pensando, però voglio cominciare anch'io, mi hai dato la forza. E questa cosa veramente è bellissima. Noi donne, quando siamo insieme, siamo in gruppo, siamo meravigliose. Voglio concludere questo video dicendovi una cosa soltanto. Voi questo video lo vedrete lunedì, domani, però oggi è domenica ed è la festa della donna. Quindi voglio salutarvi facendo gli auguri a tutte noi donne, di qualsiasi essenza siamo fatte. Quindi auguri a tutte le donne di qualsiasi razza, di qualsiasi fattezza. Quindi auguri anche alle nostre gatte, alle nostre cagnoline, auguri alla nostra vicina che viene da un altro paese del mondo, auguri a chi si sente donna dentro ma donna all'esterno non lo è, auguri a tutte noi, perché noi siamo veramente forti, siamo una forza, ragazzi. Ciao, un bacione a tutti.